Siamo a Cairo Montenotte, presso il biodigestore di Ferrania Ecologia, dove scopriremo come viene trattata e trasformata la frazione organica dei nostri rifiuti. Il sacchetto della nostra spazzatura è composto da un terzo di rifiuti organici, è la frazione merceologica più importante da differenziare. L'impianto è un digestore di tipo anaerobico e funziona come l'apparato digerente dei mammiferi. Abbiamo una prima fase di preselezione del rifiuto in ingresso, il quale poi viene trasformato in urea che viene digerita dai batteri all'interno del digestore caldo. Da qua il prodotto finale è il biogas, che è costituito da metano e anidride carbonica. E questo biogas viene utilizzato dal motore per produrre energia elettrica, in piccola parte utilizzata dall'impianto e la maggior parte invece immessa nella rete. Migliore è la qualità del rifiuto, maggiore è il recupero. In questo momento noi stiamo recuperando l'80% della sostanza organica, mentre il 20% viene smaltito in discarica. Per questo motivo noi tutti cittadini potremo fare molto di più. Il nostro impianto è molto importante per l'ambiente perché riduce i conferimenti in discarica. Inoltre il rifiuto che viene conferito viene trasformato totalmente in energia rinnovabile e in compost. È importante non inquinare la frazione organica che raccogliamo nelle nostre case con altri rifiuti. Le amministrazioni locali devono migliorare la filiera di raccolta e conferimento perché la qualità del compost prodotto dipende anche da noi. La prossima puntata dall'Ipercopa Savona.